Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e in questo video voglio fare un'operazione simile a un'altra che ho già fatto un paio di mesi fa quando uscì il terzo Hotel Transilvania e ne approfittai per parlare anche dei due capitoli precedenti, visto che non avevo mai parlato. Questa volta invece, siccome è uscito da poco il secondo film sui piccoli brividi, ne approfitto e parlo anche del primo. Partiamo appunto dal primo film, Piccoli Brividi, uscito nel 2015 e diretto da Rob Letterman, cosa che a me faceva una paura enorme perché Rob Letterman aveva lavorato alla DreamWorks a Shark Tale e Mostri contro alieni, due dei film meno riusciti dello studio d'animazione. Tra l'altro non avevano neanche la, tra virgolette, scusante di essere seguiti, quindi sai, fai i seguiti, quindi sono più brandi. No, erano film originali, faceva ed erano abbastanza bruttarelli già di loro. In più, ragazzi, un film chiamato Mostri contro alieni. Cazzo, dovrebbe essere il mio sogno, il fatto che non mi sia piaciuto, mi fa proprio capire quanto siamo caduti, quanto fosse caduto in basso. Quel film è infatti uno dei più odiati della DreamWorks, non a caso. Quindi insomma la cosa mi faceva un po' tremare, però ero comunque curiosissimo quando venne annunciato, perché io faccio parte della generazione che con Piccoli Brividi c'è cresciuta. Se avete visto il video di Yotobi in cui lui parlava dell'episodio della serie TV L'Attacco del Mutante, lui diceva che ce li scambiavamo come figurine e li sceglievamo in base a quanto fosse figa la copertina. Vero, vero. Tra l'altro poco dopo che era uscito il primo li avevo ritirati fuori dalla cantina, qui ci sono solo alcuni, ne ho anche altri, però diciamo che questi probabilmente ne mostrerò qualcuno più nello specifico durante il video. Comunque insomma, sentire che avevano fatto un film mi faceva molto felice. In più mi ero anche non ho letto tutti i Piccoli Brividi, ma ho visto tutte le puntate della serie TV, prodotta tra l'altro in Canada, appunto, che era stata fatta in quegli anni, che mi piaceva tantissimo. Era fatta molto bene nell'ambito comunque di serie per ragazzi, quindi gli effetti erano un po' posticci, ma riusciva nel suo intento. Tra l'altro, era anche un po' terrorizzante per un ragazzino. C'erano alcuni episodi abbastanza strong, quindi insomma, era una serie secondo me piuttosto ben riuscita anche soprattutto in relazione al suo target. E quindi, appunto, ero andato a vedere il film e ne ero rimasto piuttosto soddisfatto. Tanto che me lo sono anche preso qui in questa bella steelbook, che ok, non è questo gran capolavoro che dici, ah, non vedo l'ora di avere la lista da collezione, però la steelbook è fighissima, poi appunto è un tipo di film che a me attira tantissimo, quindi mi sono detto perché no. La storia era anche molto carina, ovvero essendo i Piccoli Brividi di una serie antologica, era abbastanza un casino, cosa fai, ne trasponi uno e lasci perdere tutti gli altri? Suonava un po' brutto, quindi cosa ci sono detti? Di fare una cosa quasi metanarrativa, ovvero abbiamo il protagonista Zack che si trasferisce in una nuova scuola a seguito della morte del padre. Incontra una ragazza chiamata Anna, di cui si innamora, che però ha un padre iperprotettivo che la costringe sempre a rimanere in casa. Una sera si infiltra a casa sua insieme a un altro ragazzo, Champ, e scoprono che il padre di lei è niente meno che Errol Stein, ovvero l'autore dei Piccoli Brividi, che però nel film non è stato interpretato dal vero Errol Stein, che in realtà aveva partecipato a un paio di episodi della serie originale nel ruolo di se stesso, ma c'è un problema. Avete visto la foto? Ecco, quella è l'espressione più sorridente che io ho mai visto fare a quell'uomo. Insomma, non era molto adatto a stare sullo schermo, e quindi il ruolo viene affidato a un bravissimo Jack Black, che praticamente era il mattatore del film. E insomma, la sua sola presenza era sufficiente a essere garanzia di un minimo di qualità. Comunque, si scopre appunto che quella lì è casa di Errol Stein, e si scopre che che i libri dei Piccoli Brividi, se aperti, possono liberare, i manoscritti originali almeno, se aperti possono liberare i mostri contenuti al loro interno. Per tutta una serie di cose i mostri si liberavano e appunto i nostri eroi dovevano cercare di rimettere a posto le cose. Il primo film sostanzialmente era un film per ragazzi molto divertente, tutto sommato ben diretto, con dei personaggi che riuscivano a essere cioè, simpatici, nonostante ci fosse qualche stereotipo. Comunque non erano così tremendi, insomma, non, a parte Champ, che in un paio di punti è eccessivamente caricaturale, però ci sono anche dei punti in cui non è iper fastidioso, quindi tutto sommato i personaggi mi erano piaciuti. C'era anche un piccolo plot twist tipico dei Piccoli Brividi, perché, come hanno detto tutti, la cosa più affascinante dei Piccoli Brividi era il plot twist, la Shyamalan che ti capovolgeva il senso della storia. Qui non è che lo capovolgeva, però insomma era abbastanza carino, anche se intuibile per chi aveva letto un determinato libro. E quindi il film sostanzialmente ci mostrava varie creature dei Piccoli Brividi,
trasposte in maniera più o meno fedele. C'era stato comunque un reimaging di cui parlerò magari alla fine. Ecco, diciamo che la parte spoiler relativa al primo sarà dedicata a cosa mi è piaciuto o meno della trasposizione delle varie creature. A livello di design comunque per la maggior parte mi piacevano. La CGI era l'aspetto più debole del film. In alcuni punti era fatta anche bene, in altri era abbastanza finta. Ci sono un paio di creature che lo vedi lontano un miglio che non sono lì presenti in scena, anche proprio nell'ottica di film per ragazzi, che magari dici avranno voluto fare la CGI cartunesca. No, è troppo. In realtà secondo me è l'unico vero difetto gigante del film. Magari ci sono delle ingenuità di sceneggiatura, però è un film per ragazzi, quindi che ci siano cose un po' ingenue, tipo alla fine la gente ha scoperto appunto che era Stein può dare vita ai mostri dei suoi libri. Nessuno dice niente, nessuno chiama la polizia, l'esercito per mettere in custodia uno che potenzialmente è un'arma di distruzione di massa vivente. Insomma, suonava un po' strana questa cosa, però a parte questo, insomma, non è che ci fosse niente di così terribile. Ecco, non si capisce bene perché all'inizio il lucchetto del libro di Slappy scatti da solo. Qui c'è una scena tagliata in cui si vede che durante l'ultimo trasloco di Harald Stein gli operai l'hanno inavvertitamente spaccato e quindi è molto più, l'hanno inclinato e quindi è più fragile, quindi appena il libro casca, tac, si attiva. E comunque la cosa, uno degli aspetti più interessanti del film era questa sorta di corrispondenza tra creativo e creature, nel senso che Slappy, che è l'antagonista principale delle varie creature, è doppiato da Jack Black, che è appunto l'interprete di Harald Stein, lasciando intendere appunto che ci sia, che Slappy sia una sorta di estensione di Harald Stein, come in realtà tutte le creature sono un'estensione di Harald Stein, perché c'è anche a un certo punto il ragazzo invisibile e anche lui nelle due battute che dice si sente che ha la voce di Jack Black, che tra l'altro in originale, cioè in italiano, è doppiato da Fabrizio Vidale, che è lo storico doppiatore di Jack Black, che presta la voce appunto anche alle altre due creature. Quindi mi piaceva molto questo parallelismo, che poi è vero, c'è l'autore che riversa se stesso nelle sue opere, quindi questa cosa l'avevo trovata molto carina. A livello di regia non era niente di eccezionale, ma nell'ottica del film che era, direi che se la cavava piuttosto bene, era insomma minimo sindacale, ma ci stava benissimo. Mo' buona la colonna sonora firmata da Danny Elfman, che tra l'altro quando è iniziato il film ero lì che pensavo o questo è Danny Elfman, è uno molto bravo a replicare il suo stile. Poi è uscito fuori musica di Danny Elfman, ah ecco, mi sembrava un po' strano, effettivamente è proprio lui. Da questo momento che mi è stato caso soffritto un film di Tim Burton senza saperlo. Però comunque insomma carina la colonna sonora, non una delle sue migliori ma molto godibile. Gli attori se la cavicchiano, quindi insomma è un bel film per ragazzi, peccato solo per la CGI che si poteva fare un pochino meglio, ma per il resto non un capolavoro ma sicuramente un film molto godibile, proprio perché come me adoro i mostri, era una manna dal cielo e quindi mi ci sono divertito molto. A livello di botteghino il film era andato relativamente bene, 150 milioni di dollari di incasso circa, che non è tantissimo, però il costo si era assestato intorno ai 50 milioni, quindi tutto sommato non ci avevano comunque guadagnato un pochino. Ah, giusto, ultima cosa, nonostante la CGI hanno usato comunque molti effetti, cioè hanno usato la CGI per alcune creature, ma per molte altre hanno usato vari effetti pratici. Slappy non è in CGI, è un pupazzo vero e proprio, cosa che ci sta anche benissimo vista la sua natura, e quindi insomma questa cosa l'ho molto apprezzata, hanno usato gli effetti pratici il più possibile dove potevano, molto apprezzabile. Comunque dicevo, a fronte di un budget di 50 milioni il film aveva incassato 150, non tantissimo ma comunque sufficienti a guadagnare un pochino, e quindi si sono detti perché no, mettiamo in cantiere un seguito. Seguito su cui si erano susseguite un po' di voci, perché inizialmente sarebbe dovuto essere, si sarebbe dovuto intitolare una cosa tipo Benvenuti a Horrorland, insomma si capiva che si sarebbe ispirato, dov'è? Eccolo qui, a questo libro qui, Una giornata particolare, titolo italiano che tra l'altro è ispirato a un famosissimo film appunto della nostra storia, e che poi tra l'altro aveva anche avuto un seguito, dov'è? Eccolo qui, Ritorno a Horrorland. Horrorland è questo parco dei divertimenti gestito da dei tizi in maschera, questi cosi qui che si vede che si fanno chiamare gli orrori di Horrorland, solo che ovviamente non erano dei tizi in maschera, erano mostri veri, tutte le attrazioni insomma erano spaventose. Inizialmente appunto sembrava che sarebbe dovuto essere così e che sarebbe tornato Jack Black, poi non ho capito bene per quali casini la produzione ha cambiato e quindi a quanto pare Jack Black non sarebbe tornato, e seguendo la tradizione dei Piccoli Brividi, che sono una storia antologica, il film avrebbe avuto dei protagonisti diversi e non sarebbe più stato non sarebbe più stato un film su Horrorland. Infatti il titolo del film è Piccoli Brividi 2, I Fantasmi di Halloween. Ora, ci sono stati dei racconti di Piccoli Brividi ispirati ad Halloween,
ma effettivamente i fantasmi di Halloween non c'era mai stato, e quindi appunto ero un po' curioso di sapere cosa avrebbero tirato fuori. E quindi insomma stavo aspettando l'uscita. L'uscita appunto è stata questo weekend. Tra parentesi, questo weekend è uscito anche Soldado di Stefano Sollimas, quel di Sicario, il film di Villeneuve uscito qualche anno fa. Di quello lì, cioè, ho visto anche quello, però parlo di questo piccolo ebrivido di numero uno, perché tanto di Soldado trovate altre opinioni da altre parti. Numero due, qualche un amante dei mostri come me non recensisca piccoli brividi, insomma, sarebbe abbastanza poco coerente. Comunque, Soldado mi è piaciuto. Se ne avete l'occasione, andatelo a vedere. Se volete una cosa leggera, vi vedete piccoli brividi 2. Se volete una cosa un po' più strong, diciamo così, vi guardate Soldado. Ma tornando appunto a piccoli brividi 2, i protagonisti stavolta sono Sara, questa ragazza che vuole essere ammessa alla Columbia e ha un piccolo blocco dello scrittore perché deve scrivere appunto il saggio per essere ammessa, ma non sa bene cosa scrivere, e tra l'altro è una scrittrice, quindi insomma non è proprio la situazione ideale. E oltre a lei ci sono suo fratello Sonny, che è il fratello minore appunto di lei, e il miglior amico di Sonny, ovvero Sam. E un giorno Sam e Sonny vengono assunti per togliere tutte le cianfrusaglie da una vecchia casa. Sapete, no, quando si fanno i traslochi o nelle case abbandonate ci sono un sacco di cianfrusaglie. Loro dicono: fatecele prendere e noi ci teniamo tutto quello che troviamo, così casomai se vale qualcosa possiamo ricavarci i soldi noi. E tra le cose che trovano c'è un libro di piccoli brividi che non è mai stato pubblicato da Errol Stein, ovvero I fantasmi di Halloween, appunto. E questo tra l'altro giustifica anche il fatto che il titolo non compaia in nessun libro ufficiale dei piccoli brividi. È un libro in teoria mai pubblicato. Cosa fanno? Lo aprono perché chiaramente non sanno che aprendolo succedono brutte cose. E il risultato è che Slappy esce fuori. Inizialmente qui il pupazzo fa buon viso, cioè fa credere di essere buono, solo che poi poco dopo rivela la sua natura di pazzo demoniaco e si scopre che il suo piano in questa prima storia ideata da Stein è quella sostanzialmente di riportare in vita Halloween, ovvero prendere le varie decorazioni, manichini di mostri, eccetera, eccetera, e far prendere loro vita per crearsi appunto una enorme famiglia fatta di mostri. E in più vuole sfruttare una certa cosa che c'è nel film per poter estendere il potere non soltanto a ciò che vede, che sarebbe il suo limite, ma molto ad avere un range molto molto più alto. Allora, io questo film appunto lo aspettavo con una certa curiosità, non era uno dei film che attendevo di più, però insomma il primo mi era piaciuto, quindi ero piuttosto ben disposto verso un seguito. In più, al posto di Rob Letterman stavolta c'era, un attimo che devo leggere il nome, Ari Sandel, che io avevo conosciuto per una teen comedy chiamata L'asso nella manica, che tra l'altro mi sono accorto l'hanno fatta su Italia 1 questo pomeriggio. E sostanzialmente io, quando avevo visto il trailer a quella teen comedy, non avrei dato mezza speranza, però un sacco di recensioni ne parlavano bene. Era un periodo in cui non usciva niente al cinema, quando era uscito quello me la sono vista e mi aveva abbastanza sorpreso. Non un capolavoro, ma era una teen comedy intelligente, fatta bene, quindi insomma, se vi piace il genere o comunque volete vedere qualcosa di leggero, L'asso nella manica è sicuramente consigliato. Quindi mi sono detto: ah beh dai, hanno assunto anche un regista che ha dimostrato il fatto suo, quindi perché no? Lo sono andato a vedere appunto, e allora è un film tutto sommato coerente con il primo, non è che ci sia tantissimo da aggiungere. La colonna sonora è quella, il tipo di regia, il tipo di fotografia, di stile è quello. C'è sempre questa CGI, c'è l'utilizzo appunto un po' di animatronic, un po' di CGI. La CGI anche qui non è la parte migliore, ma è ridotta più all'osso rispetto al primo film, anche se comunque ci sono dei momenti in cui la usano. Quindi insomma, gradevole, divertente, non è che ci sia tantissimo altro da dire. Gli attori sono, appunto, anche lì niente di eccezionale, ma fanno il loro lavoro. Quindi su questo niente da dire. L'ho tuttavia preferito un po' meno, cioè ho preferito comunque il primo per un paio di ragioni. Innanzitutto che la risoluzione qui l'ho trovata un po' più frettolosa proprio nell'esecuzione, nel senso che la soluzione del primo film era: i mostri sono fuggiti dai libri, li hanno distrutti per non farsi rintrappolare. La soluzione è: scriviamo un nuovo libro che racconti quello che sta succedendo quella sera lì, e quindi tutti i mostri possono esserci risucchiati dentro. Chiaro, lineare, perfetto. Solo che c'erano i vari impedimenti: devi andare a prendere la macchina da scrivere, e appunto la macchina da scrivere con cui si possono animare le creature. Beh, Stein deve trovare un posto dove scrivere con calma, poi si rompono le dita e c'è qualcuno che deve scrivere al suo posto. Devono scappare dalle creature. Quindi insomma, c'è tutta una serie di difficoltà attorno a loro. Qui, ok, c'è questo problema, c'è quella soluzione lì, però
c'è un piccolo impedimento, ma è uno solo e lo risolvono. Cioè, mi è sembrato appunto che l'abbiano risolto relativamente in fretta. Ho sentito un po' meno di suspense, di costruzione della tensione rispetto al primo film. Non che avesse chissà quale tensione gigantesca del primo film, però un minimo c'era. Qui non l'ho riscontrata tantissimo. L'altro problema sono i mostri, nel senso che a livello di design mi piacciono sempre molto. Ci sono anche alcune chicche che mi hanno fatto morire, solo che a livello di screen time è veramente un pianto. Allora, se metti insieme tutte le sequenze in cui si vede qualche mostro, è bello sostanzioso il minutaggio, niente da dire. Il problema è che se prendi le creature singole, si vedranno sino 2 minuti a testa, se tanto. Allora, il primo film c'era, vabbè, Slappy, che era l'antagonista principale. Poi c'erano altre creature che avevano almeno una sequenza loro dedicata, quindi c'era il mostro delle Nebbia Pasadina, il lupo mannaro della palude della febbre, la mantide religiosa gigante e altri che comunque avevano una scena loro dedicata, e poi ce n'erano vari altri che facevano da comparse sullo sfondo. C'era insomma una sorta di gerarchia. Qui praticamente c'è Slappy e tutti gli altri sono personaggi secondari, ma anche il mostro delle nevi e l'uomo lupo che si vede fin dal trailer che sarebbero ricomparsi. Sono dei camei, credo che abbia più screen time Stellina, alcuni film del Marvel Cinematic Universe, che loro in questo film. C'è qui poca CGI, ritorno alle creature gommose, ma pochissimo, sono sfruttate poco ed è un peccato perché sono molto molto fighe. Sono andato a controllare e praticamente il budget qui è minore. Se il primo film era sui 50, questo è sui 30-35. Si nota che avevano meno mezzi, quindi le creature. Poi anche il fatto che sono tante, no? Hai dovuto distribuire in mezzo a tutti questi mostri, solo che li si usa pochissimo. A sto punto era meglio inventarsi una storia per cui ce n'erano pochi, ma quei pochi li potevi sfruttare di più. E questa cosa non mi ha fatto impazzire. In più, quando Slappy è comparso, lì che pensavo, aspetta, perché non ha più la voce di Fabrizio Vidale? Effettivamente adesso il suo doppiatore è Stefano Brusa. E sono andato a guardare in originale, anche lì è cambiato. Adesso il doppiatore di Slappy è tale Mick Wingert, non è più Jack Black. E ok, un po' uno se lo poteva aspettare perché appunto avevano detto che Jack Black non c'era. Però che cacchio, cioè suona malissimo non sentire più Jack Black doppiare Slappy. In più appunto si perde quella corrispondenza tra creatore e creatura. E quindi insomma, questa cosa un po' mi è dispiaciuta. E tra l'altro, tornando appunto alle creature, quelle due o tre a cui viene dedicata effettivamente una scena, è figo come la usano, cioè è divertente da guardare. Perché non l'avete sfruttata di più, cacchio? Mi dispiace, è un po' un'occasione persa da quel punto di vista. Comunque, ripeto, l'ho apprezzato in generale perché appunto mantiene gli altri pregi del primo film. In più, un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è che hanno evitato un eccesso di stereotipi. Qui ce ne sono molto pochi. Vi faccio solo un esempio: c'è una scena in cui uno dei tre protagonisti si fa prendere, diciamo, si fa comandare dallo stomaco, cioè mangia una cosettina che non dovrebbe mangiare, che se altri gli dicono no, non mangiarla, ma non è Sonny che, come vedete, è in sovrappeso. Infatti è l'attore che interpretava, l'attore è lo stesso che interpreta Ben Ascom nell'ultimo Hit. E meno male non hanno fatto la solita gag del tipo che, essendo panzone, a un certo punto mangia. Oh, sono riusciti a evitarsi un po' questi stereotipi del cacchio e la cosa mi ha fatto molto piacere. Quindi in generale, se volete vedere una cosa leggera, sicuramente consigliato. Però se vi piacciono i mostri, sarete in parte soddisfatti perché vedrete un sacco di belle creature, solo che le vedrete per pochissimo. Quindi insomma, c'è un pro e un contro da questo punto di vista. Detto questo, non c'è molto altro da dire senza entrare negli spoiler, perché diciamo che le cose più succose sono appunto le creature nello specifico e quindi appunto quelle per analizzare nel dettaglio preferisco appunto dire nella parte spoiler. Quindi saluto chi ancora non è andato a vedere il film e lo vuole appunto vedere, altrimenti invece per chi il film lo ha già visto o dice tanto vabbè chi se ne frega, inizio fra 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler, partiamo un attimo dal primo film. Il plot twist del film è che Anna in realtà non è la vera figlia di Harald Stein, ma è un altro dei parti della sua immaginazione. Infatti, Anna è il nome della protagonista di Il fantasma della porta accanto, e il plot twist, spoiler, è appunto che il fantasma è lei e non il suo vicino come lei sospetta all'inizio.
Vabbè, mi spiace, gli ho rovinato un plot twist, ma chi se ne frega, avete altri 86 piccoli brividi da leggere solo della serie normale, perché poi sono stati fatti altre varie espansioni e infatti nel film ci sono alcune creature che io non riconoscevo, sono andato un po' a informarmi ed effettivamente hanno preso anche da altri libri che non sono la serie classica di piccoli brividi, ma altre cose scritte da Stein. E a me questa cosa è piaciuta perché appunto hanno cercato di fare un lavoro a tutto tondo. Comunque, vabbè, Anna viene risucchiata a Carrie nel libro, poi Stein la ritira fuori scrivendo un altro libro su di lei, molto semplicemente, anche se non ho mai capito questa nuova Anna cosa sia, nel senso, ancora un fantasma, in teoria è un essere umano, boh, non lo so, non te lo specificano bene, però beh, insomma è per dare il lieto fine, quindi va bene così. Come in tutti i film dei piccoli, cioè come spesso accadeva nei piccoli brividi, c'era un cliffhanger, infatti alla fine si scopriva che il ragazzo invisibile non era stato risucchiato nel libro e quindi finiva con Eral Stein che urlava "Ah!" davanti allo schermo. Tra l'altro ho visto il finale originale, non prevedeva il ragazzo invisibile, ma Slappy che in qualche modo riusciva fuori, praticamente si spegnevano le luci, compariva il suo riflesso nel vetro ed è per questo che Stein si girava e urlava, perché in teoria stava guardando Slappy. Devo dire preferisco il finale che hanno mandato al cinema, perché come cazzo avrebbe fatto Slappy a uscire? Quantomeno lì ha più senso, c'è quello invisibile, nessuno si è accorto che non era stato risucchiato appunto perché era invisibile. Molto più lineare e molto più sensato. Finale che tra l'altro sembra essere stato completamente ignorato in Piccoli Brividi 2. Il che purtroppo si riaggancia a una delle cose che non mi avevano mai fatto impazzire dei Piccoli Brividi, ovvero che qualora, quando si faceva un seguito di uno dei libri, si ignorava l'eventuale cliffhanger del libro precedente. Giusto per fare un esempio, questo è Terrore dagli Abissi, in cui tra l'altro c'è questo squalo martello, ma in realtà lo squalo non è proprio la trama principale. Comunque, prima che si avvia appunto la narrazione principale, c'è la protagonista che dice: "Ho visto uno strano mostro marino." Non si vede più per tutto il libro, risbuca fuori alla fine e il risultato hanno fatto il Terrore dagli Abissi 2, di sta cosa non ne parla nessuno, ma cacchio, già che hai lasciato il cliffhanger, ma usa quello! Poi è anche interessante per carità Terrore dagli Abissi 2 come l'hanno gestito, solo che non lo so, non mi è mai piaciuta sta cosa di lasci il cliffhanger e poi non ne parli più. In generale quando lo fanno sia nei libri che nei film è una cosa che mi sta un pochino sulle balle. Parlando un attimo invece del character design delle creature più nello specifico, su Slappy niente da dire, direi che è perfetto, leggermente pacioccoso per ricordare Jack Black e ci sta benissimo, nulla da dire. Poi altri personaggi sono allora il mostro delle nevi a Pasadena e la mantide religiosa gigante degli orrori di Shock Street. Ora, qui c'è il vero mostro delle nevi, cioè quello del libro, che come vedete ha la pelle, ma la pelliccia marrone e non bianca. Meglio bianca effettivamente, ha più senso uno Yeti, te lo immagini con la pelliccia bianca, quindi ci sta tranquillamente. La mantide religiosa era raffigurata con questo aspetto, quindi grigiastra e leggermente, non è proprio una mantide classica a differenza di quella che compare nel film, ma anche lì leggermente più classico, ma ci sta cinematograficamente, rende molto di più di una cosa grigia, anche perché c'è il lupo mannaro della palude, che tra l'altro mi piace un sacco che ci abbia le scarpe ancora attaccate, lasciando intendere, cioè che aveva la mano prima della trasformazione. Questa cosa mi è sempre piaciuta. Quindi, già con le marrone, allora dici: fai la pelliccia bianca allo Yeti appunto per creare colori diver colorazione diversa. Poi il verde è un colore più brillante. Quindi, insomma, mi è piaciuto molto come l'hanno gestita. Mi è dispiaciuto un po' per il blob dall'avventura del mostruoso blob, che come vedete c'ha gli occhi, la bocca e tutto. Nel film è un classico blob, come se ne hai visti tanti, però un po' li capisco, non credo fosse facilissimo da rendere una cosa del genere al cinema, quindi ho detto puntiamo su un blob più classico e quantomeno lo riusciamo a realizzare un po' meglio. Diciamo che mi dispiace, ma li capisco pure. La trasposizione che mi ha fatto abbastanza girare le balle, l'unica effettivamente che mi abbia proprio innervosito, le altre cose posso dire sì, ok, va bene, ci posso stare, sono questi qui, gli stritolatori o body squeezers per dirla in originale, più o meno la traduzione ci sta, che come avete potuto vedere sono dei classici alieni da film di fantascienza anni 50, tra l'altro hanno sta pistola congelante, ok, insomma niente di nuovo. Gli stritolatori sono stati protagonisti nella serie letteraria di di un libro molto particolare, anzi di due libri, l'unico racconto di Piccoli Brividi ad avere parte 1 e parte 2, non il seguito, proprio finisce il primo con continua e continua nel libro successivo. E allora io ce li ho, infatti, eccoli qua, vedete? L'invasione degli stritolatori e l'invasione degli stritolatori con questo due qui. E
66-67, quindi uno di seguito all'altro. E tra l'altro, bella delle due copertine che se le metti vicino diventano un'unica. Il design degli stritolatori, stando ai libri, è questo qui. Ora, perché cazzo avete dovuto portare sullo schermo quella roba vista e rivista quando avete questo design che è una figata atomica? Cioè, quanto è bello! Guardatevelo, godetevelo, è stupendo, è bellissimo! No, me lo devono fare quella roba lì già vista e rivista. Tra l'altro, ecco, vedete? Se voi guardate, qui c'è il coso che sta tenendo una gamba e questo qui è il proprietario della gamba. Ecco, vedete, se li mettete vicini si dovrebbero sovrapporre un po' meglio, però appunto si ottiene un'unica copertina, molto figo. Dico, cacchio, oltre a essere appunto protagonisti di un'eccezione all'interno della narrazione di Piccoli Brividi, hanno anche il design più bello di tutti. Perché l'avete sminchiato con quella roba lì? Un'altra cosa che mi era dispiaciuta molto a livello di trasposizione dei mostri nel primo film era che ce n'erano di fighi, appunto, a parte la stronzata degli stritolatori, però molti, anche perché insomma se no sarebbero stati troppi, non sono stati mostrati. Ed è un vero peccato, perché solo qui abbiamo un barattolo mostruoso 4 con questi esseri blu che mi piacciono molto. Poi qui abbiamo mostri dello spazio, queste gelatine disgustose che mi piacevano un sacco, provenienti da Marte. Poi qui alcuni dei miei preferiti. C'è qualcuno nel buio? Guardate qua che schifezza! Mamma mia, quanto l'avrei voluta vedere al cinema! Mamma mia, anche qui una specie di semi-blob, però un po' diverso, ma quanto l'avrei voluto vedere! Un mostro in cattedra? Cioè, questa roba è la bellezza assoluta e non me l'avete messo! Criminale! E infine, il bosco dei mostri blu, che diciamo che questi non li ha messi perché c'era già lo scimmione delle nevi. Cioè, ma guardate che fighi! Blu, con la testa simile a tipo un orso, corpo scimmiesco, questo è un cucciolo, gli adulti hanno anche tipo la coda, sono alti tipo 3 metri. Mi è dispiaciuto abbastanza che non avessero messo queste creature, però giustamente sennò diventavano troppe, e allora speravo che nei seguiti le avremmo viste. Purtroppo così non è stato. In compenso, in questo Piccoli Brividi 2 si sono inventati un bel po' di creature nuove. Ci sono queste streghe che io trovo fighissime, con questa testa a forma di lampada e dentro si forma la faccia con forma di fumo. L'ho trovata una trovata, scusate il termine ridondante, ma ho trovata un'idea molto carina. Ci sono le zucche che si animano e c'è questa zucca che gli hanno messo sopra il cappello militare, quindi spara dalla bocca come un mitra ai semi. Questa cosa mi ha ucciso, mi ha fatto morire. Gli orsetti gommosi che si animano e poi si fondono insieme diventando giganti, mi ha fatto morire pure quelle. Tra l'altro lì c'è la scena che dicevo, dove ci sono Sonny e Sam che sono a casa del bullo che li tormenta e che ha ciulato loro il libro e quindi lo devono recuperare. A un certo punto Sam vuole mangiare appunto dei dolcetti con Sonny che dice: ma cosa fai, non è il momento. Ed è bello che non sia Sonny appunto quello grasso a mangiarli, hanno evitato un cliché. Tra l'altro Sam è di colore, non fanno mai battute su questa cosa, meno male, semplicemente è di colore ed è un caso, diciamo così. Ma tornando ai mostri, tipo, avevo visto a un certo punto che c'è una moglie di Frankenstein, fighissima, c'è una specie di mostro della laguna con una chela al posto della mano, anche lì sono bellissimi, si vedono 3 secondi, poi ce n'è una bellissima, c'è questa specie di coso con la testa di zucca, il resto è tutto un corpo di tronco, ed è stupendo pure quello, e si vede pochissimo, perché non li avete mostrati? Il ragnone gigante del vicino di casa, Mr. Chu, interpretato tra l'altro da Ken Jeong, ci torno tra un secondo. Comunque, sto ragnone fatto di palloncini che qui sostituisce la mantide religiosa, che si vede pochissimo, ma mostratelo molto di più, dai! Il lupo della palude e l'uomo delle nevi si vedono 2 secondi e basta! Un vero peccato, c'era tanta roba bella in questo film e l'hanno usata molto poco. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Parlando di Ken Jeong, lui è famoso per essere stato Mr. Chao nella trilogia di Una notte da leoni. Io lo conosco anche per essere stato Ben Chang nella mia sitcom preferita, ovvero Community. E tra l'altro è stato anche in Transformers 3 e aveva già lavorato con regista appunto in L'asso nella manica. Qual è il problema con Ken Jeong? Che fa sempre, sempre lo stesso personaggio. Da quando ha fatto Chao ha sempre fatto quello, massimo ha levato le tendenze omicide, ma è sempre lui in tutti i film che fa. Giusto nell'asso della manica era tenuto un pochino a freno, era un personaggio un pochino più intelligente, in un paio di punti dava anche dei consigli utili alla protagonista, ma era l'unico caso. Qui ha un minutaggio paragonabile a quello dei mostri, si vede molto poco, serve soltanto perché aiuta i protagonisti a camuffarsi, e bastava che entrassero in un negozio e si camuffassero per i cavoli loro, non c'era alcun bisogno
del suo contributo. Lui serve solo a fare il ragno gigante dei palloncini, e quel poco che compare va sempre: sto facendo le mie solite faccine rincoglionite. Cioè, Mr. Jong, si reinventi un po', perché all'inizio era divertente, ma solo una rottura dei coglioni. E alla fine, a sorpresa, rispunta fuori Jack Black come Errol Stein. A sorpresa tra virgolette, perché c'era uno spot in cui spoilerava il cameo. Grande idea, complimenti. Allora, trovo che la sua entrata in scena sia gestita leggermente male, perché allora c'è Sara che chiama la segreteria telefonica del club ammiratore di Stein, che in realtà, appunto, in realtà è gestito da Stein stesso sotto falso nome. Si vede questa mano paffuta che spegne il telefono e quindi capisci che è Stein. E nell'inquadratura dopo lo vedi proprio lui inquadrato intero che si prepara per andare a, appunto, nella città. E alla fine, appunto, lui arriva e gli inquadrano i piedi, e poi la macchina da presa comincia a salire finché non gli inquadra la testa. Ora, che senso ha fare questa entrata in scena tipica del party dei piedi e vai su, se tanto me l'hai già mostrato che era Errol Stein? Secondo me hanno un po' sbagliato questa cosa, non dovevano mostrarlo nella casa già a figura intera, perché così hai completamente ammazzato la suspense. Comunque mi è piaciuto il fatto che praticamente lui sia inutile, arriva lì e dice: tranquilli, vi salvo io. Ma cavolo, solo che dicesse: sarò il vostro Deus Ex Machina. No grazie, non serve, ci siamo già salvati da soli. È una cosa che ho trovato molto divertente, sinceramente. Tra l'altro, l'attrice che fa Sara aveva recitato in Jumanji, Benvenuti nella giungla, ed era la ragazza Bethany, la ragazza sciocca e superficiale che una volta entrata nel gioco diventava proprio Jack Black. Quindi dopo aver recitato in un film insieme senza mai condividere lo schermo per ragioni di trama, qui lo condividono e stavolta stanno davvero anche nella stessa inquadratura. Non so se sia una coincidenza o meno, però mi ha molto divertito. E tra l'altro, in entrambi i film c'è un cameo del vero Errol Stein. In questo secondo semplicemente dà il premio, da un premio per la fiera della scienza, tipo a Sony, che ha fatto questa torre di Tesla in miniatura. Era molto più divertente il suo cameo nel primo film, perché il cameo nel primo film era Errol Stein, cioè Jack Black, viene assunto come insegnante di letteratura, e a un certo punto arriva il vero Errol Stein che lo saluta, e il suo cognome, lui è il signor Black ed è l'insegnante di recitazione. Quindi siccome Jack Black è diventato Errol Stein, insegnante di letteratura, qui Errol Stein diventa Black che insegna recitazione. Quindi c'è stato questo scambio che mi ha molto divertito. Qui non l'hanno rifatto, vabbè, non potevano neanche, insomma, è stato un cambio un po' più standard, però comunque, insomma, il cambio del primo film era molto più divertente. E parlando di riferimenti a scrittori della vita vera, Errol Stein è sempre stato definito lo Stephen King per ragazzi, perché appunto entrambi sono scrittori horror famosi, solo che l'horror di Stephen King è horror vero e proprio, mentre Errol Stein è horror edulcorato per i ragazzi. E quindi ci sono alcune battute su una loro presunta rivalità. Infatti nel primo film c'è Zack che dice, per farlo irritare: Errol Stein sembra la brutta copia di Stephen King. E se lui che si gira e fa: vuoi sapere una cosa su Steve King? Steve Kinghetto morirebbe per scrivere come me. E poi ho venduto molti più libri di lui, anche se questo non lo dice mai. Molti di più. Mi fa morire da ridere come lo dice nel film. Ed è fantastico poi che lui alla fine per scrivere vada nel teatro della scuola e c'è l'allestimento per Shining, quello che fa: ma porca. Molto divertente. Qui cosa succede? Lui arriva nella città che è in preda al caos dei mostri, e a un certo punto passa questo palloncino rosso da It e fa: ah, lo sapevo che ci avevo pensato prima io! Perché viene detto che Errol Stein ha iniziato a scrivere a fine anni 70, inizio anni 80, e It è uscito nell'86, quindi teoricamente appunto Errol Stein ha pensato i palloncini prima di Stephen King. Insomma, un inside joke che non ho potuto non apprezzare, anche perché, come ho detto, c'è un attore dell'ultimo It effettivamente nel film, e il palloncino rosso fluttua nello stesso modo in cui fluttua nel film di It. Quindi proprio inside joke metacinematografici che io adoro sempre. E parlando del fatto che appunto prima si vedeva la moglie di Frankenstein, in questo nuovo film ci sono alcuni riferimenti. Il fatto che si voglia usare una macchina di Tesla, quindi una macchina basata sull'elettricità, io ho pensato: qui è un eco da Frankenstein. E soprattutto perché Bethany a un certo punto finge di dare a Slappy il libro per distruggerlo, invece è proprio Frankenstein di Mary Shelley che le ha infiocchettato per farlo sembrare appunto il libro di Piccoli Brividi. E credo che ad Harry Sandel piaccia Frankenstein, perché anche in Lasso nella Manica ci sono un paio di momenti in cui la protagonista si mette a fare la voce da mostro, ovvero imita il Frankenstein di James Whale, quindi parla tutto così, oh Scotty, insomma. E tra l'altro in un momento indossa anche una maglietta con su Frankenstein, quindi si vede che Harry Sandel è un fan. Ottima scelta, mio caro, ottima scelta, ottimi gusti.
Parliamo del finale. Slappy non è stato risucchiato all'interno del libro perché era stato sbalzato su in aria e quindi quando il libro si era chiuso lui non era ancora rientrato. Si scopre che ha scritto lui un libro in cui il protagonista è Stein, e quindi aprendolo Stein viene risucchiato a sua volta. Ora, questo tecnicamente apre la strada a un terzo Piccoli Brividi, in cui la mia speranza sarebbe che il cast del primo e del secondo film si incontrino e trovino un modo per entrare nel libro a salvare Stein e il libro sia Horrorland. E quindi si potrebbe utilizzare la trama scartata dal secondo film, appunto, in Horrorland, e magari, anziché mettere, oltre agli orrori, appunto, i mostri che resistono a Horrorland, le creature apparse in Horrorland, poi potrebbero tirare in ballo i mostri non usati, appunto, dai libri. La troverei una cosa molto figa, ma sono tutte mie speculazioni basate su cosa vorrei io, quindi potrebbero fare cose diverse o potrebbero anche non farle. Non so se questo seguito avrà successo perché è uscito da poco, quindi boh, non lo so, non lo so, vedremo. Secondo me sarebbe figo. Il problema è che, come ho detto, come sempre nei Piccoli Brividi, la continuity la tengono più o meno in considerazione. Tra l'altro si vede Stein che è in questa capanna isolato, ma non aveva imparato ad aprirsi al mondo, era diventato appunto insegnante. Cosa è successo in questi anni? Teoricamente un terzo capitolo che lo spieghi sarebbe anche interessante, però temo che non succederà. E tra l'altro, perché cacchio Stein ha abbandonato il primo libro in quella casa lì? Cioè, che senso ha? Perché non se l'ha tenuto insieme a tutti gli altri? Boh. In più con la chiave dentro il baule stesso, ma portati via la chiave così almeno... No, però effettivamente, cioè, boh, non lo so, veramente non ha senso che se lo sia portato via, che non se lo sia portato via. E poi una cazzata, forse appunto perché, siccome non era mai riuscito a trovare il finale, gli ricordava un po' il suo fallimento e quindi la sua anima da scrittore gli aveva impedito di portarselo dietro. Però boh, non lo so, non mi ha mai convinto molto questa scelta. Per carità, è un film per ragazzi, non è chissà quale film filosofico che ti vuole fare lezione di sceneggiatura, però insomma è la cosa da cui parte la trama, mi ha fatto un po' storcere il naso. Detto questo, il video finisce qui, grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, commentate e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao ragazzi!